Non finire che c'è l'ultimissima, ancora quella storia là del Germitox. Ah sì, quello c'è ancora. Stasera prima di scendere, a parte che oggi l'avvocato mi ha scritto per dire, insomma, ci apprestiamo a fare la terza denuncia alla questura, all'autorità giudiziaria. Terza, le prime due se ne sono fregate. Perché anche stasera mia moglie ha preso la telefonata di una signora che ha speso 80 euro perché ha visto sponsorizzato dal sottoscritto in rete queste storie qua. Io continuo a dirlo, non c'entro niente, non c'entro e non c'entrerò mai niente. Cribbio mondo, ma che razza di Stato è? Ma è uno Stato che è connivente con i farabutti, connivente, conniventissimo, perché se uno fa due denunce... Ma dovete andare a vedere, perché come lo fa questa signora che ha comprato le cose, le è arrivato il materiale che non ha detto, non riesce a capire neanche da che stato, da dove gli arriva, però gli 80 euro li ha pagati e quindi sicuramente sono rintracciabili, perché se questa qua ha la fattura, lo scontrino, sono rintracciabili. E cosa ci vuole per questo Stato? Non ci metto vicino degli aggettivi o dei sostantivi, ma veramente. È uno Stato che è connivente con i delinquenti, se no sarebbero già venuti a capo. È più di un anno che siamo in ballo con questa storia. E io lo dico a tutti quanti, passatemi la parola, non c'entro niente, assolutissimamente niente. Potrebbe essere anche il prodotto più miracoloso del mondo, ma non credo, perché visto i metodi che usano, non credo. Se fosse veramente un prodotto miracoloso non avrebbe bisogno di utilizzare la faccia del sottoscritto. Bene, io comunque non lo sponsorizzo, non sponsorizzo nessun prodotto per la salute. Ok, va bene, penso che abbiamo finito. Possiamo qui. Chiudere? Sì, se no okay. Poi divento furetto. Se no siamo qua a dormire stasera. È un, è